Adesso la situazione del coronavirus è cambiata, secondo lei siamo messi meglio o peggio a prima? Peggio. Come mai? Come mai c'è crisi, c'è poco lavoro. E lei come è messo? Cioè lei come ha percepito questa crisi? Molto, molto forte. Potrebbe farci un esempio in particolare? Che non c'è lavoro, solo casino ci sono in giro. Però mi ricordo una sua affermazione, quella lì, le persone non c'è più anima, però ultimamente io vedo che le persone sono un po' riavvicinate, insomma, secondo lei... Sì, vabbè, perché adesso sì, perché c'è, non c'è Covid in giro tanto, ci sono più attivi. E invece è successo qualcosa in questi giorni? No, ci sono le votazioni, c'erano quelle, i torti, quelle... Hai visto che non c'eri? No, io non c'ero. No, c'erano tutti i torti... Quelle altre cose, tutti quelli comuni politici. Ah sì, è vero, perché è venuto pure Matteo Renzi, è venuto pure. Tutti quelli gente lì. Lei ha visto Matteo Renzi, mi sembra. Sì. Com'è dal vivo? Io non l'ho mai visto. No, ho visto così, è salutato, buono. No, ma perché io non l'ho mai visto dal vivo. Poi c'era anche quello. Come si chiama quello psicologo? Come si chiamava? Non mi ricordo. Quello di ieri. Ah, ieri non mi ricordo come si chiama. Poi che altri politici sono venuti oltre a Matteo Renzi? Sì, la russa, una russa. La russa. La... Come si chiama? Non mi ricordo. Porca Eva, non me lo ricordo nemmeno io. Perché avevo visto che c'erano degli annunci. Sì. Però Renzi, insomma. Sì, vabbè, Renzi. Sì. Ma lei c'era durante i festeggiamenti del... Come si chiama? Della partita. Poco, perché c'era troppo casino. Hai visto il casino che c'era? Sì, tutti i dardi. Poi c'era Giacomino, quello che è tuo amico. Ah, Raffo, sì. Anche prima l'ho beccato in giro. Era qua in giro, poi magari lo vado a salutare. Ma adesso lei cos'è? Volontario? Ha fatto volontario qua? Io no, sono abito lì, io vicino. No, ma dico, è volontario di questa... No, okay. Io sono così per carreggiare. No, comunque, lei è molto stimato da noi, devo dire la verità, cioè la seguono tutti, quelli che incontro dicono, quando intervisti il nuovo Rodolfo, mi dicono sempre. Però sono famoso, perché... Sì. Ma come fa a essere così famoso? Cioè, conosce tutti. Perché io, tra la lavoro che lavoravo su, i primi tempi, sulla Santa Maria, tutto dritto, e poi più in giravo, tutto quello lì. Ma poi una cosa, ci hanno chiesto una domanda un po' particolare. Cioè lei sul motorino a volte alza un piede, no? Perché ho paura che scivolo. Ah ecco, infatti, no, perché chiedeva a Gabriele, no? Gabriele mi chiedeva, perché come vai? Perché io a volte c'ho tante roba, allora non ce la faccio a portarmelo. E invece ho visto, lei va spesso alla Basco. Come mai proprio alla Basco? Non... Basco o lo spin, tutti e due, dipende. Ma qual è il migliore secondo lei tra Eurospin e Basco? Eurospin perché c'è da spendere meno anche lì. Vero, infatti. Ma lei mi ha visto città grandi tipo Milano? C'è mai stato in posti così? Sì, sì. Bruttissima Milano secondo me, secondo lei? Ci abitavo per i miei spinti. Abitava a Milano? Ma era piccolo, però, era bambino. Ma come faceva la metro 2 euro? Cioè per me è assurdo. Io ero piccolo lì, non mi ricordo. Ah, ok. No, io comunque, secondo lei è meglio Rapallo o Milano? Ma la Pal perché è più calmo, però laggiù c'è più negozio lì. Sì, però qua la gente è molto più amichevole, a Milano sono tutti freddi. Ah vabbè, anche lì vero. Vabbè dai, è stato bello questa chiacchierata amichevole. Rodolfo Toscani, Rapallo 2. Grazie mille.